Tira e molla, fratelli Capone, telefonata Paolo Bonolis. Era il 1 aprile 1998 all'interno di questo programma proprio di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Ci fu questa telefonata che ancora oggi viene molto ricercata sul web. Una telefonata in cui dall'altra parte della cornetta c'erano questi due fratelli da Santa Maria Capua Vetere, ubicata in Campania. Questi due fratelli, in buona sostanza, dovevano rispondere al quesito di quella puntata riguardante l'autore del trattato intitolato Come imparare a suonare la tromba. In buona sostanza, ripeto, che dovevano rispondere Giuliano Fantini, autore di questo trattato. Ma per riuscire a indovinare questo cognome e questo nome, ne capitarono di ogni. Infatti Paolo Bonolis ebbe non poche difficoltà, riscontrò non poche difficoltà per far azzeccare il cognome in questione, quindi Fantini. Infatti entrambi risultarono davvero più di fuori che dentro, insomma, stavano più, diciamo così, da un punto di vista mentale da un'altra parte che proprio nel programma. Infatti rispondevano a mozziche e bocconi con difficoltà, ma rispondevano anche in maniera piuttosto spassosa, piuttosto divertente. Alla fine, però, poi un affaticatissimo Paolo Bonolis mise in bocca col cucchiaino ai due fratelli Capone come si chiamava l'autore di Come imparare a suonare la tromba. Infatti, gli disse, o meglio, gli chiese: come si chiamano i fanti, quelli piccoli? Ed entrambi dapprima sbagliarono la risposta, poi risposero in coro: Fantini, Fantini! E fu la risposta esatta. Ancora oggi c'è una leggenda metropolitana che aleggia su questa telefonata, secondo cui molte persone ipotizzano che era una telefonata combinata. In buona sostanza, alcuni suppongono che dietro era un cosiddetto pesce d'aprile. Non si sa quale sia la verità, ma intanto nel web la telefonata in questione ancora oggi viene molto ricercata, tanto che è diventata virale da oramai tanti anni di tempo. Beh, era ovviamente, ripeto, il 1998, la trasmissione era Tira e Molla, quella che aveva come sigla E.U., E.U., na 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 u, e poi proseguiva. Insomma, momento fu epico, il momento fu terribilmente divertente, tanto che la simpatia, l'ironia e la comicità vennero fuori con grande dirompenza. Bene, un caro saluto, iscrivetevi, commentate al prossimo video da Narratore Italiano.